Sono da poco passate le 7 del mattino e ci troviamo al mercato agricolo di San Teodoro, a poche centinaia di metri dal Circo Massimo. E da qui oggi parte la collaborazione tra Campagna Amica di Coldiretti e Isola Solidale. Sono molte le persone che si sono rivolte a Fondazione Campagna Amica per avere un aiuto. Noi lo stiamo facendo mettendo insieme la solidarietà dei cittadini e la solidarietà degli agricoltori. In questo caso abbiamo lanciato questa iniziativa insieme all'Isola Solidale per andare incontro a delle famiglie che sono in difficoltà. Basta andare sul sito internet www.campagnamica.it, accedere alla spesa sospesa, c'è un IBAN su cui versare quello che si vuole e poi gli agricoltori raddoppieranno la cifra e questo verrà devoluto alle associazioni come l'Isola Solidale. Quali prodotti contiene il pacco che viene preparato? Il pacco contiene la spesa per una settimana fatta con prodotti del territorio laziale, quindi non solo generi di prima necessità, ma anche ortofrutta, carne, tutto quello che può servire ad una famiglia in una settimana. Tutto il materiale che è stato raccolto al mercato di San Teodoro poi viene portato qui, all'Isola Solidale, dove vengono realizzati i pacchi dal presidente Alessandro Pinna, dai volontari e da alcuni degli ospiti presenti nella struttura, come Rodrigo e Maurizio. Isola Solidale è stato un grande aiuto per uscire da dove purtroppo ero. Mi ha dato tanta forza e tanto aiuto per poter ricominciare una vita. Sono contentissimo di stare qui all'isola e di poter aiutare gente che ha bisogno del nostro piccolo aiuto. Per me è stato bello quando ho preso la notizia che io era accetto nella Isola Solidale. Da qui io posso ricominciare la mia vita. Noi tutti quanti abbiamo bisogno di un'opportunità di essere aiutati, quindi mi fa grande piacere. Noi come isola ci siamo subito messi a disposizione per fare qualcosa di più e devo dire anche con l'aiuto di tutti quanti gli ospiti che subito si sono resi disponibili. Stiamo aiutando circa 100 famiglie. Ecco, oggi iniziamo il giro, abbiamo 37 pacchi da consegnare. Ringraziamo il Comune di Roma, la Coldiretti che si sono messi a disposizione per preparare dei pacchi. Sono circa 100 le famiglie che in questo momento Isola Solidale sta aiutando, rispondendo prima possibile alle richieste che arrivano tramite segnalazione o tramite il numero verde che è stato da poco attivato. Mamma mia, grazie mille per questo. Beh, la mia difficoltà è che sopravvivo con 350 euro di disoccupazione, ho un marito detenuto e quindi tanto, un figlio di 14 anni, quindi sì. Le difficoltà del mangiare proprio, concreto, non è un discorso volere tanto per fare chissà cosa, voler quantomeno arrivare a fine mese riuscendo a pagare tutto, perché poi il problema è anche quello, non si può vivere così. È una bella giornata perché siete venuti voi per darci questo piccolo aiuto che comunque diciamo io non lavoro in questo momento per quello che c'è e ne abbiamo bisogno nel nostro piccolo, anche se forse c'è anche chi ha più bisogno di noi. Sì, è vero, c'è sempre qualcuno che ha più bisogno, per questo è importante il contributo che ognuno di noi, in qualunque modo, può dare.